parla molto di medicina di precisione, ma a volte il significato non è noto a tutti. Medicina di precisione significa non soltanto dare un nome e un cognome ad una malattia, per esempio tumore del polmone non a piccole cellule, è l'identificazione di un tipo ben preciso di malattia, ma a questa dicitura va aggiunta una caratteristica che è il profilo molecolare. Che cos'è il profilo molecolare? Significa proprio andare più nel dettaglio per poter disegnare una terapia adeguata sul singolo paziente. Se noi al nome e cognome associamo una caratteristica con delle sigle strane che possono essere EGFR, ALK, ROS, BRAF e altre, significa poter poi prescrivere una terapia adeguata, molto spesso una terapia per bocca, che indubbiamente ha dimostrato di poter cronicizzare una malattia che veniva definita fino a poco tempo fa a prognosi infausta. Indubbiamente il test molecolare significa a chi riceve una diagnosi aspettare qualche giorno in più, ma quello che io vorrei sottolineare è l'importanza di questa attesa perché le informazioni complete sono quelle che consentono di dare un'indicazione terapeutica adeguata. Molti sono i farmaci già a nostra disposizione sul territorio italiano. Cosa significa? Che non stiamo parlando solo di ricerca clinica e di studi clinici, ma stiamo parlando di farmaci che sono già a disposizione. Quindi, sulla base del risultato di laboratorio, c'è la possibilità che i medici, in presenza di una mutazione di EGFR, per esempio, prescrivano osimertinib, in presenza di un riarrangiamento di ALK, prescrivano alectinib, e in presenza di un'alterazione più rara come quella di NTRK, presente non soltanto nel caso del tumore del polmone, ma anche in altre neoplasie, quindi anche in altri tipi di tumore, prescrivono molecole come entrectinib, che è una molecola cosiddetta agnostica, ossia che ha una sua efficacia, va a lavorare indipendentemente dal tipo di tumore. Quindi la ricerca sta facendo passi da gigante e ce ne accorgiamo dal numero di nuove molecole che ogni anno trovano una loro indicazione e con le quali possiamo davvero cominciare a parlare di cronicizzazione della malattia tumorale.